Buonasera, saluti, bentrovati qua in prima fila al Teatro Tasso stasera, lunedì 20 dicembre 2021, per il concerto della Sorrento Orchestra formata dai giovani ragazzi del Liceo Grandi di Sorrento. Presidente, voi siete, noi sappiamo per certo che non siete solamente qua in veste di rappresentante dell'amministrazione, quale presidente del Consiglio, ma perché siete anche appassionato di musica. Ci avete delle figliole che non sappiamo se inserirete nel mondo della musica, però questa vostra passione ci piace vedervi qua seduto in prima fila al Teatro Tasso. Ci raccontate le emozioni vostre e le sensazioni vostre in questo momento. Le bambine sicuramente sono ancora una piccina, 6-9 anni, dunque poi in base alle proprie attitudini poi si sceglieranno. E oggi è un bel appuntamento, perché la musica è una passione, una cosa bella. Però puoi vedere tanti ragazzi che si dilettano nella musica e lo fanno anche bene, sono dei giovani talenti del nostro territorio, è una doppia gioia. E il ruolo delle istituzioni deve essere anche quello, cercare di mettere ogni ragazzo, ogni giovane nelle condizioni di poter dare il massimo, sia nel campo canoro, musicale, ma anche nel campo delle proprie scienze, di quello delle proprie attitudini. Dobbiamo allenare i giovani alle proprie attitudini e questa deve essere una priorità amministrativa. Presidente, intanto come cittadino sorrentino mi permetto di comunicarvi che sono particolarmente felice perché noi abbiamo una Sorrento Orchestra. Mo' ci auguriamo che duri il più possibile. Questi sono studenti e hanno una vita rotante all'interno della scuola, quindi adesso sono qua, ci auguriamo un domani, un futuro migliore per loro. Ma giusto per dirvi, c'è necessità anche del supporto dell'amministrazione, nel senso che manteniamo questa orchestra Sorrento, perché ci serve per questi concerti di Natale, ci serve per sottolineare i momenti importanti dell'amministrazione. E ricordiamo che l'amministrazione qui a Sorrento riceve costantemente e quotidianamente visite di ambasciatori. Ultimamente vi abbiamo visti con delle immagini. Presidente è molto comunicativo sotto l'aspetto social, quindi ci trasmette le sue immagini, le sue piccole passioni, ci tiene per la bellezza dei luoghi e ci tiene per il riassetto, la pulizia dei fondali, che è una campagna che sta portando avanti da anni e finalmente i pescatori hanno imparato che quando arrivano in porto scaricano prima l'immondizia, grazie ad un cavillo che è stato aggirato con le vostre competenze. Lo vogliamo dire ai nostri cittadini, perché vedervi qua stasera in una serata di festa, ma c'è anche il momento in cui ci si rimbocca le maniche e si educa la città a un diverso comportamento. Pescatori che buttavano e lasciavano in mare l'immondizia, perché quando la portavano a terra non sapevano però non dove, come. potevano conferirla perché i rifiuti raccolti nelle reti fino a poco tempo fa erano anche se erano rifiuti riciclati, erano considerati dal legislatore come rifiuti speciali. E ora invece col decreto Masalvamare che presentò proprio 4 anni fa l'allora ministra dell'Ambiente Sergio Costa, Dietro vostra spinta, perché certamente Sergio Costa l'abbiamo l'abbiamo firmato a ospitato proprio qua, in questo teatro. Sorrento, e praticamente con questa legge ora si consente ai pescatori di poter conferire a terra quanto raccolto nelle proprie reti. Questa è una cosa importante perché il mare purtroppo al di là dei fondali, sia nelle reti ma che anche a seguito delle mareggiate, il mare ci rigurgita tanti rifiuti. Abbiamo fatto un E le comunicato nostre la spiagge scorsa sono di pochi metri cada uno, quindi pochi metri, in 7 giorni abbiamo si parla raccolto tonnellate e di tonnellate bellezze, di di cose preziose, ma le cose preziose, quelle che abbiamo in casa, le teniamo in cassaforte, quelle della città invece sono al pubblico ludibrio. Grazie Presidente, e perdonatemi se grazie a voi. da questa serata siamo finite nelle altre vostre importantissime attività. No, ma noi dobbiamo trattare la città tutto tondo a 360 gradi, questa è la cosa bella. Buona serata a tutti. Grazie, Buona grazie del serata, tempo che ci avete grazie. dedicato. Grazie.